Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito da parte della sindaca. Ecco, oggi sono qui a rappresentare tutta la Commissione Ambiente Capitolina e devo dire intanto inizierei il mio discorso ringraziando l'estenuante lavoro profuso da parte dell'amministrazione, da parte della sindaca, da parte dell'assessore Montanari, da parte di Ama. Un lavoro, vedete, molto, molto complesso, dove si è iniziato a lavorare da una situazione devastante, perché quella che noi abbiamo riscontrato in questa città è stata effettivamente una situazione molto, molto particolare e anche molto complessa. Perciò quello che si è iniziato a fare fin da subito è presentare un piano industriale serio, un piano industriale complesso, un piano industriale che in qualche modo dà delle linee guida ben precise per far inserire in un contesto come Roma una raccolta differenziata puntuale, una raccolta differenziata non di facciata come quella che noi abbiamo trovato. Perciò si è iniziati da subito presentando un piano industriale complesso, come abbiamo detto, che vede in sé tanti punti essenziali, come appunto quello delle domus ecologiche, quello delle isole ecologiche, della green card, della raccolta differenziata che ambisce ad arrivare al 70%. Perciò un dato sicuramente molto interessante, anche molto, molto complesso, perché comunque siamo partiti da un dato veramente basso. Ecco, noi sappiamo che pochi anni fa la raccolta differenziata era un 32%, oggi siamo quasi al 46%, e da quando questa amministrazione si è insediata, non lo dico perché chiaramente sono il Presidente della Commissione Ambiente, ma lo dico perché parlo nei numeri, ogni giorno la raccolta differenziata aumenta in modo esponenziale. Perciò per noi questo è un vanto, e questo sta a significare che il lavoro di AMA, che il lavoro dell'amministrazione, è un lavoro molto, molto serio e anche molto certosino. Si è partiti, come ha detto l'amministratore delegato Bagnacani, sul quartiere Ghettebraico, un quartiere di 8.000 abitanti, e siamo arrivati dopo pochi giorni all'85%. Perciò questo vuol dire che si può fare una raccolta differenziata fatta bene, arrivare a una percentuale molto elevata, e sicuramente i 480.000 abitanti che appunto racchiudono il municipio di Aosta e il municipio Sesto potranno avere finalmente un servizio efficiente ed efficace. E oltre questo, un censimento capillare delle utenze. Noi sappiamo che prima, anche adesso, vi sono delle utenze fantasma, e noi con questa mappatura e con questo censimento vogliamo reperire tutte le utenze e capire effettivamente chi paga la Tari e anche chi conferisce e come conferisce. Questo appunto va a intaccare anche la tariffa puntuale. Perciò è un processo, vedete, molto, molto complesso, molto lungo, ma i passi che sono stati delineati, come quello appunto di oggi, l'accordo con CONAI, è un passo che entra nel progetto di questa amministrazione, che rientra appunto nel piano dei materiali di post-consumo, ma che rientra anche nel progetto Rifiuti Zero, perché noi è un progetto che abbiamo abbracciato con forza e continuiamo chiaramente a sostenerlo. Perciò sicuramente questa giornata di oggi è una giornata fondamentale, che vede appunto questo percorso ancora più delineato, ancora più scolpito, e siamo sicuri che finalmente Roma avrà una raccolta differenziata, una raccolta porta a porta veramente di grande livello, un livello che va anche a superare o voler superare quelle città europee che sono un po' il faro dell'Europa. Ecco, noi rispondiamo con i fatti, con questo accordo e con questa giornata importante. Grazie.